Green, oggi puntata speciale, puntata in esterno in compagnia di Davide Pezzuto, che è uno chef salentino ma ha conquistato la sua stella Michelin in Abruzzo. Siamo con lui per conoscerlo meglio e anche per magari vedere come si svolge la tua preparazione, perché è nota la tua maestria nei particolari e nella semplicità. Certo, è quello che sempre dico, è che la cucina, l'ingrediente base della cucina gourmet è in realtà la semplicità. Io che faccio? Prendo un prodotto e ne salto le sue qualità senza manipolando molto poco. Quindi per oggi avevo pensato a dei piatti che sono veramente estremamente semplici. E quindi se vuoi posso cominciare mentre ti conosciamo meglio, sì. Magari preparaci qualcosa anche per dare un consiglio. Sì, certo. Ci guarda. Io pensavo a questi piatti, insomma. Un tartare di ricciola, quindi la ricciola sfilettata, tagliata a cubetti, condita con solo un po' di erba cipollina, un olio extravergine di nostra produzione, che quest'anno è favoloso, un po' di pepe, pepe bianco ovviamente. Quindi è un crudo? Sì, è un crudo, è un piatto crudo. Sicuramente il pesce deve essere abbattuto, quindi una volta che abbiamo condito, assaggiamo. Eliminiamo questo cucchiaio, mettiamo un altro pizzico di sale e cominciamo a metterlo in un sac à poche. Questo è un piatto che piace tantissimo, specialmente alle donne, perché batte sul dolce. Quindi, particolarità sì. Tua, ecco, nel fare questi piatti, appunto la maestria negli accostamenti. Sì, praticamente questa ricciola con l'erba cipollina l'abbiamo abbinata, diciamo, in una crema fusion. Abbiamo preso la carota nostra, quindi una semplicissima carota, però di quelle non trattate, perché ci sono delle carote che sono trattate, sai, dalle bucce per durare di più, quindi una carota non trattata assolutamente. Si nota che le carote non trattate sono quelle con le foglie lunghe, quindi quelle sono le migliori. Fatta bollire sotto vuoto e poi frullata con dello zenzero, semplicissimo, un po' di zenzero grattugiato, così, natura. Carota, quindi ci viene alla fine un purè di carota, diciamo. Sì, viene un purè di carota che possiamo appoggiare, adagiare, vedete come è semplicissimo, è solo carota, e l'appoggiamo qui al centro del piatto, ok? A parte abbiamo fatto un cannolo, sempre con una pasta di riso molto leggera, usando questo attrezzo, cioè la pasta di riso la avvolgiamo qui e lo friggiamo, ovviamente. Pasta il quale, di riso avvolta, sì, è fritta. È fritta a 140 gradi, il quale lo farciremo con questa ricciola al naturale che abbiamo messo qua. Lo facciamo e lo adagiamo al centro di questo piatto, così. Per concludere gli diamo ancora un po' di freschezza con questa bella julienne di verdure. Abbiamo scelto sempre la carota per richiamare la carota sotto nel piatto e del sedano per rinfrescare ancora di più. Anche e lo mettiamo al centro, no? Di questo piatto. Perfetto, bellissimo. Questo è un piatto che va servito così, è semplicissimo nel suo genere, piace tantissimo. Sono fondamentalmente tre ingredienti, però l'accostamento è unico. Per la preparazione ci vuole anche poco, diciamo. Beh, certo, semplicissimo. Ed ora ci fermiamo un attimo con la preparazione. Questo è il primo piatto, magari poi ne vediamo un altro. Sì. Davide, come nasce il tuo percorso? Beh, il mio percorso nasce, insomma, un po' lunga la storia. All'inizio non lo volevo neanche fare il cuoco, io volevo fare l'agricoltore. Poi ho scelto, diciamo, per bisogno, ho fatto il cuoco. E mi andava bene, volevano che continuavo, mi hanno spinto a continuare, quindi mi sono ritrovato in un percorso di alberghi fino a un certo punto. Poi ho cominciato con i ristoranti Michelin fino ad arrivare da Innsbruck a Roma, un 3 stelle Michelin. Poi da lì è cominciata la mia avventura a Pescara, alle Paiotto da De Cecco, dove è stata un'esperienza fantastica, dove ho riconfermato la stella Michelin. E adesso penso di aver trovato il meglio in proprio, in una società che è diventata una famiglia, dove praticamente seguiamo con, posso dire, mia suocera e la mia fidanzata, siamo in famiglia, ognuno ha le sue responsabilità e ci troviamo benissimo
Hai iniziato all'età di 21 anni? No, di prima, io ho cominciato a 18, 18 anni. Ah, 18 anni? Sì, sì, a 18. Lavorando a 16 da cameriere. Sì, sì, ho sempre lavorato per gli altri, però anche lavorando per gli altri ho sempre sentito mia la struttura, diciamo, per etica professionale. E quindi adesso, insomma, mi trovo finalmente ad avere un ristorante dove non solo lo sento mio, ma è anche mio. Il segreto in cucina, il principale segreto, qual è? È la costanza. La costanza è avere una grande voglia sempre di fare e di combattere contro ogni cosa che può andare contro questo lavoro, insomma. Ogni avversità, diciamo. Ogni avversità, sì, sì, appunto. Dal prodotto facile, già pulito, già pronto, invece che andartelo a cercare, scegliertelo, insomma, migliorare, allo stesso personale, che sia personale che abbia voglia, che sia invogliato, che abbia la tua stessa visione, alla proprietà che deve essere vicino a te, ti deve sostenere, insomma, insomma ci sono tanti fattori che possono essere sempre, diciamo, concordanti con quello che fai poi alla fine il cuoco, e il risultato poi si vede alla fine nel totale. Bene, a questo punto Davide mi sento di confermare l'estro artistico che hai dentro di te e ti sfido, lo sfiderei, a me piace anche adesso vederti cucinare, quindi ti sfido in un altro piatto veloce. Cosa ti prepari? Semplicissimo e il più imitato, diciamo, d'Abruzzo, con mio piacere, mi fa piacere, però insomma è un bel piatto che mi ha dato tanta soddisfazione da Pescara, insomma, anche qui lo voglio riproporre perché ormai fa parte della mia biografia, diciamo. Quindi è del tonno, io uso pezzature sempre molto piccole, cioè non piccolissime, diciamo dai massimo dai 40 ai 50 kg, 55 kg, perché è più magro. Sì. Quindi usiamo del tonno, lo mariniamo con un po' di soia, questo è un piatto fusion, diciamo, perché insomma anche la gente del posto marinarlo in poche gocce di soia, sì, in pochi secondi. Okay. Poco prima di servire, marinarlo. Qui abbiamo fatto una maionese con dei tuorli, con due tuorli, un cucchiaio di senape, un cucchiaio di wasabi, di pasta wasabi, montata con dell'olio di semi ed extravergine, mischiato insieme, e quindi viene una maionese da mettere sul piatto così, tac. Qui mettiamo il nostro tonno e qui andiamo indietro nel tempo facendo un cipollotto cotto al coppo, praticamente il coppo che si usava una volta, sai, per fare la focaccia, quella di mais. Ok, questo si mette a fuoco spento, noi abbiamo due camini a fuoco spento, mettiamo il coppo di ferro sul cipollotto appena colorato e continuiamo la cottura per un'ora finché non si ammorbidisce totalmente a fuoco spento, solo col camino che ha ospitato precedentemente il cuoco, e il piatto si conclude così. Bellissimo. Tonno marinato alla soia con maionese al wasabi e cipollotto a coppo. Bene Davide, bravissimo, sicuramente non te lo dovrò dire io, te l'avranno detto in tanti, però una cosa, infine, il tempo a nostra disposizione purtroppo è quasi terminato, ma ti voglio sfidare nella tradizione. Sulla tradizione, vabbè, cosa ci prepari? Tradizione, aggiungerei anche innovazione. Tradizione e innovazione, voglio vediamo. Preparare un fagottello liquido all'interno, quindi farcito con il pecorino di farindola, con accostamenti prezzemolo, caviale e limone. In pochi secondi? Pochi secondi, vai. Faccia subito. Abbiamo qui dei fagottelli farciti sempre di pecorino di farindola. Io ho rubato le patate. Abbiamo del pecorino, leghiamo ancora con un po' di pecorino di farindola. Ok. E andiamo al pass. Cucchiai, ragazzi. Questo abbiamo il nostro fagottello. Abbiamo qui un estratto di prezzemolo. Così, sa. Con la particolarità. Come in un quadro la firma. Dire. Mettiamo un po' di questi fantastici fagottelli al pecorino di farindola. Un formaggio buonissimo, è fatto solo dalle donne. Poi mettiamo un po' di caviale, quindi gli diamo questo contrasto, perché
voi sapete che anche negli accostamenti col caviale, anche nei servizi di caviale, abbiamo sempre la panna acida, abbiamo sempre il formaggio, abbiamo sempre le uova, e quindi comunque abbiamo sempre il pane al burro. Quindi è come ricomporre un servizio caviale: abbiamo del prezzemolo, della cipolla, tutto quello, un po' di pepe e un po' di limone che rinfresca questo qua. E questo è un piatto della tradizione che sposa l'innovazione. Diamogli un nome? Fagottello al pecorino di Farindola, caviale, prezzemolo e limone. Bene Davide, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie per aver accettato il nostro invito. E con questo ti auguro il meglio per il tuo percorso da solo qui. Il ristorante si chiama? D1. Non è per pubblicità, ma è per la persona che veramente se lo merita, la qualità. Grazie. Grazie a voi e auguri a tutti. Grazie per l'attenzione. Zoom In torna prossimamente sempre su TV6.